Ragazzuoli, buongiorno, bentornati sempre qui sul canale, bentornati sempre qui al capo. Oggi vi consiglio, vi voglio spottare un mazzo bello, un mazzo divertente, un mazzo anche con gli X-Men. In una lista che stava bazzicando all'interno del meta anche nella scorsa season, se vi ricordate, con Strong Guy, Dracula, Destroyer, ok? Questa è una roba del genere, soltanto che c'è soltanto Strong Guy, ok? E anche perché il grande forzuto è anche un X-Men, se vedete abbiamo un sacco di X-Men, no? Ok? E quindi, no, magari lo tuormo, no? E loro prendono un più uno di forza a tutti gli X-Men dopo che ne abbiamo giocato almeno 4, capito? Quindi bisogna ricordarla questa cosa, perché ieri l'abbiamo provato in live. Diciamo che sì, non me lo ricordo mai il paura. E inoltre è un mazzo che tiene molto conto di riempire i campi, così che abbiamo Dazzler che si può buffare, abbiamo Bishop con i nostri drop a 1, quindi si può buffare all'infinito, all'infinito no. Però ci abbiamo Colle Wing e Gambit per lo Swarm. Gambit può essere quella cartina in più che ci può fare distruggere quella carta dell'avversario. Dici tu, minchia, sculiamo. Ok, andiamo. E vediamo oggi quello che ci offre il buon vecchio Marvel Snap. Cioè, capito? Io mi sono messo pure a mettere le cose carine degli X-Men, pure il titolo, l'avatar, capito? Ce l'abbiamo fatta finalmente a non mettere i mazzi uguali. Vamo. Subito Ant-Man. Giocalo. Giocalo così. Ora, cosa molto bella e importante, abbiamo subito il forzuto. Il forzuto, raga, è molto bello da vedere. È nel senso, lui prende un... quant'è? Un più 6? Un più 6 di forza se non ci sono carte. Ok? E poi prende un più 1 per l'upgrade del coso, no? Allora, volendo questa è buona. La White Hot Room è molto buona. È molto buona questa cosa. Anche la Big House può essere buona, visto che noi non abbiamo chissà quali drop alti. Ci abbiamo tutte le carte a 3. Massimo tranne cosa. Ah, ho capito. Ho capito. Allora, Luce a creme, quindi Polaris. Hercules. Ok. Ci sta. Bello. Bello Swarm. Allora facciamo così, mettiamo Drongai qui e Colle Wing. No? Ci prendiamo pure il più 3 di energia. Intanto lo Swarm incomincia a dividersi in quanto si voglia. E adesso sarebbe inutile Bishop. L'unico inutile sarebbe Bishop. Gambit potrebbe essere una bella play. Pescare Gambit sarebbe una bella play. Allora, quello che mi aspetto io è che lui giochi, che ne so, tipo una Polaris, un qualcosa, uno Spider-Man pure qui, no? E poi con Hercules si fa cose. Vulture. Ah, chi ne frega. G-Glock and Dagger. Ok, ho capito. Ok, quindi lui punta, cioè questo, il mazzo dell'avversario punta solamente a spostare le... Guarda, vogliamo fare una cosa per bene. Ma vogliamo fare una cosa per bene. Gambit non sposti nulla lì, perché Saspot diventa esponenziale. 21 punti. Ok. Vai Gambit, che scarti. Non Dagger. Ok. Si può risolvere in una bella maniera. Cioè questo. E questo è inutile. Perché andrà a fare... andrà a fare Heimdall lui, dai. Andrà a fare Heimdall. E basta. Quindi gli lascio questa location qui. Fratello, tu mi hai snappato perché c'è una negasonica. Tu non stai bene, fratello. Back di sto bel pugno. E sì, andiamo con la prossima. Cioè, questo è come deve funzionare il mazzo. Fine. Hanno funzionato al meglio sia con le Wing, sia Gambit. Gambit, vabbè, ha distrutto Dagger a zero. Che comunque c'è sempre la carta casuale che distrugge Batman. Beh, hai sbagliato il gioco. Posso dire, hai sbagliato il gioco molto semplicemente. Saspot.
su Washington subito. Ora, vediamo come possiamo invece rendere Bishop una vera bestia, una vera branda. Anche perché, cioè, allora, noi abbiamo Hope in questo mazzo, raga, ok, però... Cioè, se voi vedete, noi abbiamo tutte carte basse. Cioè, più che altro il mana in più servirebbe solamente, cioè solamente, anche e soprattutto a buffare Sunspot all'infinito. Ok, Stark Tower, bello. Stark Tower. Ma io quasi quasi... Quasi quasi, dico, farei buffare Sunspot un attimo. Così ci facciamo un'idea di quello che c'è in mano il ragazzo, visto che è un Thanos. Se battiamo anche il Thanos con questo mazzo, vuol dire che c'è qualcosa che non cosa. Che veramente, ragazzi, cioè ieri in live abbiamo fatto le peggio porcate con sto mazzettino. Ah, lui può fare subito il profix. Giusto? Giusto. Lui può fare subito il profix. No, hop. E reality. Ok. Ok, ci sto. Bella hop. Bella hop. Sì. E beh, per forza devo farlo. Per forza devo farlo. Ok. Ci sta. Ora, ci abbiamo un bel più uno. Possiamo subito giocare Blue Marvel. Bello Gambit, cazzo. Bello Gambit. Il problema qual è? Il problema è che poi io vado a prendermi 7 di mana. 7 di mana io non riesco a chiuderla. Non riesco a chiudere perché c'è la grande hoop. Ok. Ok. Non riesco a chiuderla con il grande strong guy. E c'è Ant-Man qui sicuro. C'è Gambit qui sicuro. A sto punto hop. A sto punto hop fai anche Gambit. O vuoi farla così? Hai più punti così. Però è anche vero che Gambit ti permette di distruggere una carta casuale. Metti che gli distrugge, che ne so, tipo anche visione. Jeff. Ah, ci voglio provare, voglio fare con Gambit, voglio vedere se mi pesca qualcosa di interessante al cappello. Ok. Ok. Vai Gambit. Bello su visione, Ragazzi, ha vinto così perché il mio Bishop è giusto a 10 è arrivato. Ovviamente se questo mazzo vince anche contro un Thanos ci sarebbe un problema di fondo. Vabbè. Dici tu non pretendi tanto. Bello Nightcrawler. Nebula va bene. Bene Nebula. Ok, Terra Selvaggia. Sì. Per forza Nightcrawler. Per forza lui. Va bene, ok. Va bene. Poi, turno 4 io direi di posizionarlo su. Cioè, vedi, gladiatori in dei mazzi contro come questi è overpower. Ok. Facciamo così, guarda. Facciamo così. Anche perché con le wing, se ci pensi, è la carta con più forza del mazzo.
Quindi Krakoa potrebbe essere anche interessante. Vediamo che mi fai pescare pure la roccia, fratello. La roccia è 1-4, attenzione. Calmati un attimo. Blue Mark. Che coglioni. Ok, dove vogliamo riempire noi? Io per forza devo andargli a giocare qui su Krakoa. Poi turno 6 c'hai la play. Ce l'hai la play, fratello. C'è Strong Gambit. Soltanto lo Swarm potrebbe andare... Ok, Dazzle. Ok, Dazzle. E allora, come fare? Così? E così. Però si prende il più 2 qua. Fa così? Tanto in qualche modo tu vinci qua. In qualche modo vinci. Lui come fa a vincere poi? Cioè lui deve giocare... lui c'ha Azmat, come vince? Lui c'ha Azmat. Però se Gambit gli distruggesse il grande Luke Cage sarebbe molto bella come cosa. Vediamo. Ok. Non avrei mai detto che questo fosse stato un Silver Surf. Non l'avrei mai detto. Frate, che cazzo di gioco Luke Cage in un Silver Surf? Però c'è Viasmat oppure non lo so, c'è la mamma puttana. E poi parte la parte volgare, capito? Qui c'è sto coso. Passa subito. Ora, Palazzo Bianco, che mi dai? E c'è il ragazzo. Doctor Doom. Io devo Brumarvel. Insomma, frate. Ma in che senso? Mi intriga. Come pretendo io di vincere questa cosa? Strongai Yasmin. Per forza. Ah. Ho capito. E mi sa che la chiudiamo in un'altra maniera. La chiudiamo così. La chiudiamo intanto così al centro e poi valutiamo. No, lo Swarm, cazzo. Se lui mi fa l'era adesso è un po' inutile. Domino, gli togli, va bene. Ela, eccolo. Eccolo. Ecco come perde la partita, così, con gli Swarm. Cioè, capito? Quando non mi deve andare a scartare... Cioè, lui mi ha vinto con Agatha, frate. Lui mi ha vinto con Agatha, sto ragazzo. Ragazzo, mi ha vinto con il mazzo con Agatha. Io non ci sto credendo. Follia. Cioè, quel mazzo lì l'ho giocato l'altro giorno per il meme. Io ho preso gli schiaffi. Mi sembra che era in conquest, tra l'altro, in un biglietto argento. Io ho preso gli schiaffi nel biglietto argento addirittura. E questo qua me lo gioco in, in ladder, capito? Gioco su mazzi in ladder. Ok. Ah, giustamente, da una parte dai Ela, dall'altra parte dai Iskard. Però il discard forse è un pochino più gestibile, sai? Rispetto ad Ela, che c'ha tutte carte grosse. Ok. E... Entro in qui, allora. Sul mondo di Mojo. Turno 3 Strongai al centro, per forza. E poi lo diamo. Ah, tu non giochi il turno 2? Bello, sai, frate. Hai briccato Morbius. Anche da Hazler. Ok, Strong Guy. Gioca Strong Guy qui. Poi
Vabbè, adesso mi devi dare quello che mi devi dare. Adesso devi darmi lo swarm. Bravissimo, frate, bravissimo. Snappagli a sto ragazzo. Snappagli. Turno 5 Blue Marvel e poi la chiudiamo con gli swarm e cose. Bello. Lady Sif, scarta Helicarrier. Ok. E lui non ha settato neanche il collector. Ha briccato un po' sto mazzo, eh? Il mazzo dell'avversario ha briccato un po'. Perfetto. Vabbè, non peschiamo perché non peschiamo. Perché non peschiamo mai. C'è Suspect. Qua c'è Suspect. Vabbè, Blue Marvel. Lo Swarm. E poi Paludi. Perfetto. Perfetto. Anzi, fai così, guarda. Metti più punti lì. Metti più punti a destra. Vediamo se basta. Vabbè, non si poteva chiudere al meglio, ragazzi, questo video, se non con quel più uno di forza del Morbius in più. Comunque, io vi consiglio di provarlo, sto matto, perché, ok, non le vince tutte le partite, ma lo sappiamo benissimo, quando si giocano dei mazzi che non sono meta, non si vincono tutte le partite, ok? Però è un mazzo molto divertente. Cioè, è un mazzo molto divertente e ti permette veramente di fare delle combo che tu non ti aspetti. Poi c'è quel... Cioè, non lo so, mi ispira quel cazzo di Gambit Goliardico che ti può distruggere, come abbiamo visto con la partita col Thanos, ha distrutto un visione, capito? È casuale, ok, va bene, ma tanto a Marvel Snap piace la casualità. A domani.